Negli ultimi 10 anni mi sono proprio fissata con le neuroscienze in modo particolare. Il mio interesse è l'autismo, quindi collaboro con alcuni dei principali centri dell'autismo in Italia e la mia consulenza è richiesta soprattutto per l'immunologia e per gli aspetti internistici. Ringrazio Giorgio che periodicamente raccoglie un po' il dolore, ogni tanto quando mi contatta sono stesa, sono sommersa dal dolore di tutte queste famiglie e quindi sono qui per chiedere, cercare alleanze dal punto di vista clinico, perché stiamo diffondendo un modello per una presa in carico a 360 gradi e un'alleanza da un punto di vista culturale e di progetti di ricerca. E la cosa incredibile, Giorgio, è che siamo partiti proprio da Torino con questo convegno sotto un comportamento c'è un corpo e qui cercai alleanza, quindi chiamai i principali esperti dell'autismo ma anche esperti in altri ambiti e tra questi anche Maria Elena Ferrero, e chiamai proprio per il discorso dei metalli. Il motivo di questa riunione fu il desiderio di convergere, di trovare una coerenza tra un modello patogenetico che la letteratura internazionale ci dice e una declinazione clinica e in temi di ricerca, perché si tratta di riavviare un flusso. Come vedrete, nell'attuale modello di ricerca e di presa in carico in Italia c'è ancora qualcosa che non va. Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo del comportamento. L'autismo è definito sulla base di questi sintomi comportamentali: difficoltà nella comunicazione e nella interazione sociale, interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Abbiamo degli strumenti per dare un punteggio a questi comportamenti. Se siamo sopra il cutoff, c'è diagnosi di autismo. Capite, però stiamo ragionando su di un sintomo e quindi per noi medici, clinici, che siamo abituati a ragionare in termini di fisiopatologia, è un qualcosa che non torna o comunque non basta. La persona con autismo vorrei che la vedesse così, come una persona che innanzitutto percepisce il mondo in una maniera diversa, pensa in modo differente, vive le proprie emozioni o legge le proprie emozioni e quelle degli altri in maniera diversa e va da sé quindi che si relazioni con gli altri anche in modo diverso. Abbiamo in questo contenitore ampio di più di 850 possibili combinazioni persone con grave disabilità intellettiva oppure nella forma ad alto funzionamento delle persone di grandissima intelligenza. Le persone più colte, più intelligenti che io abbia conosciuto sono persone con autismo. Dicono che io sia stregata dall'autismo, forse sono stregata dalla bellezza che ho potuto davvero conoscere da vicino con queste persone. D'altra parte dobbiamo fare i conti, come si diceva ieri, con una prevalenza che non ci lascia assolutamente tranquilli, perché vedete l'aumento importante negli ultimi decenni, un aumento che sicuramente è in gran parte legato alla maggiore sensibilità diagnostica, ma questo non è sufficiente. Quindi la comunità scientifica concorda nel sostenere un ruolo dei fattori ambientali, quindi in America siamo arrivati a 1 su 59. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia riportano una prevalenza di un caso su 77 tra i 7 e i 9 anni. E al di là della bellezza e del rispetto per la neurodiversità, io ricevo periodicamente delle chiamate di aiuto. Qui addirittura un comune ha messo a disposizione proprio la biblioteca comunale per chiamare a raccolta la cittadinanza. Qui abbiamo bambini che volano dalle finestre perché ormai le strutture non sono più adeguate, il personale non è più sufficiente per poter contenere un dato di prevalenza di questo tipo. E se questi sono i dati di una ricerca che ho svolto nel laboratorio autismo dell'Università di Pavia, inserimento lavorativo, guardate, persone con un alto quoziente intellettivo, quindi persone con autismo in cui la metà delle donne ha lavoro, ma è soltanto 2 uomini su 8 hanno un inserimento sociale. Si parlava ieri con Enzo dei costi, quindi immaginiamoci che cosa significhi questo.
E non possiamo pensare solo all'autismo, perché un bambino su 5 ha disturbi del neurosviluppo. Quindi è un fenomeno che in pediatria da tempo trattiamo nell'ambito dei primi 1000 giorni di vita. Che cosa sono i 1000 giorni? Sono i 9 mesi di età gestazionale e i primi 2 anni di vita. Stiamo vedendo come, e questo è un po' il frattale, quello con cui Ernesto mi ha illuminata, quando io ho avuto la possibilità di comprendere che quello che da anni stavo osservando in pediatria, cioè un aumento parallelo del trend di prevalenza di tutte queste condizioni, bene, trovava una spiegazione nell'origine embriofetale delle malattie. Quindi un aumento di tutte quelle condizioni immunomediate, dai disturbi dall'asma, l'allergia, l'obesità, il diabete, le patologie il cancro, i disturbi del neurosviluppo, tra questi quindi anche l'autismo. Allora, come rivedere alla luce di questo quello che è cambiato negli anni dell'autismo? Da tempo sappiamo che quindi l'autismo, abbiamo detto, è un comportamento, quindi la parte emergente dell'iceberg. Inizialmente abbiamo pensato che potesse essere una condizione assimilabile a delle malattie monogeniche. Questi erano stati gli studi sui gemelli che l'avevano suggerito, quindi gene normale o gene mutato. Cosa è cambiato in questi anni? Intanto l'iceberg, abbiamo detto, è molto più grande per l'aumento della prevalenza. La parte bianca, vi ho detto, ha tantissime possibili combinazioni, non è poi così bianca, ma soprattutto noi non stiamo parlando con i clinici di autismo, noi parliamo di persone con autismo. Le persone con autismo spesso hanno anche altro, oltre al disturbo del comportamento, hanno delle comorbidità che non sono semplicemente delle ennesime sfortune che si accaniscono su queste povere persone, ma hanno una spiegazione fisiopatologica, e quindi dobbiamo tenerne conto quando ci prendiamo cura di loro. Nella parte sottostante, un'interazione tra il genoma e l'ambiente che ha una spiegazione in un modello in chiave epigenetica. Solo un modello in chiave epigenetica ci può giustificare le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche di ciò che stiamo vedendo in questi ultimi anni. Epigenetica che, come ci ricorda sempre Ernesto, non è semplicemente questo srotolamento del rocchetto e quindi un elenco di acetilazioni o metilazioni, ma è qualcosa di più, è un modo di concepire il genoma come una sequenza, sì, di DNA, ma anche di una struttura dinamica di istoni e di una nubecola di infinite molecole che consentono di trasferire al genoma le informazioni che provengono dall'ambiente. Stroman dice che ai geni deve essere detto se essere accesi o spenti. Questo è il modello che ci fa, che semplifica, semplifica, però non dobbiamo essere banali, nel senso che già la struttura del DNA ci dice quanto la chimica e la biofisica necessariamente debbano stare insieme. Quindi il fatto di attivare questo software epigenetico consente di giustificare il differenziamento cellulare. Purtroppo spesso, troppo spesso, nel circuito di chi si occupa di autismo e ancora tende molto verso una genetica classica, si sente dire che l'epigenetica è una moda. L'epigenetica è alla base del differenziamento, lo sappiamo. Quindi Ernesto ricorda sempre come siamo il risultato di questo incontro delle due vie, quindi il lungo percorso filogenetico, ma poi la partita importante è nei 9 mesi di ontogenesi, in cui in senso adattivo e predittivo noi costruiamo il nostro epigenoma. Quindi, appunto, non è nella genetica, nel DNA il nostro destino, ma nel modo in cui in funzione dei fattori ambientali, in gran parte degli inquinanti, in questa particolare finestra di vulnerabilità viene attivata la sequenza e vengono accesi e spenti i geni. Solo uno, ma chiaramente molto importante anche per la fonte, no? È uno dei lavori che ha dato maggiore impulso, con una
nota fin da ora, si è parlato giustamente della complessità e quindi è ora che la finiamo di vedere sempre il ruolo dei fattori ambientali con dei modellini semplicistici che non tengono conto della complessità. Quindi il modello delle reti neurali artificiali, di algoritmi estremamente complessi, sono l'unica possibilità per poter portare avanti, fare una ricerca che abbia un senso. Ora, tutto questo, se noi lo mettiamo allora sullo sviluppo del sistema nervoso, può giustificare come nei processi di formazione del cervello, della rete sinaptica, a partire dalla migrazione neuronale, alla costruzione della rete sinaptica e poi alla rifinitura della rete sinaptica attraverso un processo che si chiama pruning, si verifichino a partire dall'epoca embriofetale un possibile disturbo del cablaggio con cui si formano le connessioni cerebrali, che poi clinicamente vediamo appunto con delle alterazioni, quindi dei domini che riguardano la socialità piuttosto che gli aspetti motori. Di fatto si verifica una perturbazione della connettività cerebrale che ci consente di vedere il disturbo di spettro autistico come un disturbo di software e non di hardware. Sono una grande minoranza, quindi sotto il 10% le condizioni che possiamo giustificare come disturbo di hardware. Oltre alla finestra di vita embriofetale, noi abbiamo una particolare finestra di opportunità che è data dai primi 2 anni di vita. A differenza di tutti gli altri animali che nel giro di poco sono autonomi, il cucciolo di uomo invece si cabla nei primi anni di vita. E la neuroplasticità è qualcosa di meraviglioso, ma anche di estremamente complesso. Noi abbiamo anche sinapsi doppie, vedete, abbiamo 26 categorie di sinapsi che cambiano nel tempo, quindi questa è la neuroplasticità. E cosa succede? Come fa il cervello a modificarsi nel tempo? Lo fa in base alle afferenze, a quello che arriva dall'esterno e che viene mediato dai 5 sensi, dalla sensibilità propriocettiva e anche dal sistema immunitario. Quindi vi anticipo qualcosa, capite come un bambino che nasca anche semplicemente con una plagiocefalia e quindi inserisce il mondo con delle afferenze che sono comunque distorte, non possiamo meravigliarci poi che il suo comportamento successivamente sia la conseguenza di un input in questa fase non corretto. Torno quindi al sistema immunitario. Il sistema nervoso si sviluppa correttamente in presenza di un sistema immunitario presente e funzionante. La microglia sono i macrofagi del cervello, quindi ritorniamo e vedrete adesso quindi quanta coerenza ci sia rispetto ai temi che avete sentito ora. Allora, questo è il nostro mestiere di medici, quindi a partire dai ginecologi, dal nido fino alla proiezione in età adulta di una vita che non sia semplicemente una sopravvivenza, è il compito di noi medici. Allora, cosa significa rivedere il modello che attualmente è in uso per le persone con autismo, rivederlo in chiave DOAR? Allora, attualmente che cosa succede? Sulla base di comportamenti anomali in bambini nei primi anni di vita viene posta la diagnosi di autismo. Vi ricordo, sulla base di quei comportamenti, quindi disturbo dell'interazione sociale, comportamenti ripetitivi e ristretti. Fatta la diagnosi, ci sono degli interventi educativi di cui la letteratura dimostra efficacia. E purtroppo, essendo poi in tanti, sono pochi i bambini che riescono effettivamente ad avere questo tipo di intervento. Ma capite già con quello che vi ho detto fino ad ora quanto sia parziale pensare che questo sia l'intervento esaustivo, diciamo, per affrontare questa situazione. Perché se è vero quello che vi ho detto fino ad ora, noi, la vita della persona con autismo non inizia quando mettiamo la bandierina per la diagnosi, e i giochi importanti si fanno prima.
E quindi si parlava ieri con Enzo, qui la proiezione, anche solo visivamente, sull'impatto che ha un intervento in questa fase, e beh, lo si capisce che la finestra su cui andare ad agire sia proprio quella addirittura prenatale. Oltre a questo, vi dicevo, le persone con autismo non hanno solo un disturbo del comportamento, vuol dire che per noi pediatri soprattutto, questi sono dei pazienti estremamente complessi, non è che ci tiriamo indietro perché poi diventano il proprietà del neuropsichiatra infantile e dobbiamo lavorare insieme. Quindi questo non toglie valore alla osservazione dei comportamenti e alla diagnosi precoce, ma non basta. Sappiamo, vi faccio su giusto qualche flash, ma per dirvi quanto ci sia già in letteratura su questi temi. Persico è uno dei massimi esperti italiani in fatto di disturbi di spettro autistico e sottolinea come un aumento della circonferenza cranica, e qui abbiamo una conferma in questo importante lavoro, quindi la rapidità del volume della crescita cerebrale, sia un fattore di rischio. Cosa vuol dire? Che se un pediatra osserva questo andamento della circonferenza cranica deve allarmarsi. E se a questo si associa anche solo un segno di motorio, in questo caso il deficit di raddrizzamento del capo, a 12 mesi noi abbiamo un bambino ad alto rischio. La domanda è: stiamo a vedere che compia 2 anni per fare il test e per vedere se ha l'autismo, o possiamo, dobbiamo fare qualcosa? Un altro aspetto: molti dei nostri bambini nascono con una fragilità importante e c'è una letteratura importantissima che dimostra la correlazione tra queste fragilità, quindi vari liposviluppi e basso peso alla nascita, e l'insorgenza di disturbi del neurosviluppo. E guardate, qui stiamo parlando di iposviluppo, quindi ipossia a partire dall'epoca embriofetale, e bambini che hanno poi anche un'iperossia, quindi tutta una patologia da radicali, perché qui ancora non ci si intende su quanto ossigeno debba essere dato. Quindi sono tutti i fattori di rischio che abbiamo nominato prima. Anche la stessa cecità veniva da una forte ipossia. Certamente. Il punto è che, ecco, fino ad ora ci si è molto concentrati, no, sulla retinopatia, no, del prematuro, ma ci sono tanti altri aspetti. Quindi si tratta di mettere insieme informazioni, ma che di fatto abbiamo già. Molti dei nostri bimbi con autismo iniziano la loro vita in una maniera drammatica, direi. Sono bambini che piangono molto spesso e alcuni possono essere definiti dei fussy baby. Sono bambini ad altissima richiesta, le madri non possono neanche lasciarli quando vanno in bagno, quindi devono vivere con questi bambini attaccati. E ci sono questo studio molto importante che evidenzia una correlazione tra questo pianto inconsolabile dei bambini e l'insorgenza di autismo dopo. Appunto, gli autori concludono che possa essere un sintomo precoce di autismo. Quindi vi lascio adesso con questo punto di domanda che riprendo alla fine. Quindi, pianto inconsolabile come sintomo precoce di autismo. Sappiamo molto, si diceva anche ieri sera, ci sono diversi fattori che conosciamo, fattori protettivi nelle supplementazioni, nelle integrazioni materne, e anche tanti fattori invece, fattori di rischio, per esempio l'obesità materna, l'autoimmunità. Ernesto e Vassilio Sfano hanno coordinato uno studio, e quindi è stato approvato questo CCM, che riguarda lo studio della placenta nei bambini, quindi come, diciamo, scatola nera di quello che accade durante la gravidanza. Ebbene, la placenta è teatro di reazioni molto importanti, ma una grande parte della letteratura si è concentrata sullo studio delle infezioni, delle alterazioni del microbiota materno, in particolare del cavo orale. Sul ruolo di infezioni e di farmaci assunti dalla mamma in gravidanza. Il punto qual è? Non possiamo però pensare, continuare ad andare avanti a fare degli elenchi della spesa dei fattori di rischio, perché è l'interazione tra i vari fattori che poi
dà luogo a delle traiettorie di fragilità. E quindi questo che, di cui già vi ho accennato prima, è il modello, l'applicazione del modello delle reti neurali artificiali ai fattori di rischio, quindi tante variabili che a partire anche dall'epoca preconcezionale parlano tra di loro e definiscono delle traiettorie di fragilità. Traiettoria di fragilità che quindi prosegue poi anche dopo la nascita. Quindi questo modello che vi propongo, quindi capite la differenza tra il passare da un modello rigido di gene acceso, gene spento, ad una condizione che invece parte da molto lontano con una traiettoria che non è una storia ineluttabile, che dovrà per forza andare così, ok? Quindi riprendiamo allora la mamma, l'interleuchina 6 e la 17 sono quelle particolarmente interessanti come base di una fragilità che poi nel corso della vita si può esprimere con l'insorgenza di autismo nei primi anni di vita oppure disturbi della condotta e comportamenti a rischio in adolescenza fino alla psicopatologia. Ed ecco come possiamo vedere quindi l'autismo e la schizofrenia all'interno di una traiettoria di fragilità che, ripeto, non è una storia che dovrà per forza andare così. E quindi mette tutti noi in una condizione di corresponsabilità per quello che facciamo, ma anche per quello che non facciamo. Ragionare in termini di traiettoria di fragilità consente anche di capire per quale motivo l'esordio del disturbo di spettro autistico sia diverso. Ci sono delle situazioni in cui il bambino dimostra di non acquisire delle competenze, quindi nei mesi previsti, a seconda della crescita il bambino non dimostra l'acquisizione di quello che ci aspetteremo, non sta seduto, non guarda la mamma, non ha il sorriso sociale. L'altra evenienza, che è quella veramente drammatica che i genitori ci riferiscono, è che fino ad un certo punto un bambino ha uno sviluppo nella norma e poi ad un certo punto o rapidamente o nel giro di poco tempo il bambino perde le competenze, quindi non risponde più al nome, non guarda più i familiari, poi comincia a giocare con la rotella di una macchina mentre magari fino a pochi giorni prima giocava bene. Allora noi dobbiamo chiederci che cosa succeda, non possiamo mettere il nostro connettoma da parte e dire che siccome rientra, questo bambino rientra nel disturbo dello spettro autistico, è così, e quindi si parte con un mantra che spesso i genitori si sentono dire: signora, se ne faccio una ragione, questo è il suo autismo. Traiettoria che, ripeto ancora una volta, scusatemi se torno su questo, ma è importante smettere di ragionare a monoblocchi, perché la traiettoria parte da lontano, da molto prima. E non è finita, perché anche una volta fatta la diagnosi, queste persone possono avere spesso delle regressioni importanti. Il discorso del mimetismo molecolare, quindi, rientra in queste forme di neuropsichiatriche acute innescate a volte da virus banalissimi. Assistiamo anche a degli incredibili miglioramenti in alcune situazioni durante la febbre. Questo vi conferma, no? Questo disturbo di software e non di hardware, perché se uno ha un miglioramento, a volte i genitori ci dicono: sembra quasi che non abbia più l'autismo. Un 20-40% ha l'epilessia, ma perché se abbiamo una condizione che è allora solo un disturbo del comportamento, noi dobbiamo avere nel corso della vita l'insorgenza di epilessia? Durante la pubertà assistiamo spesso a delle regressioni importanti e poi la psicopatologia in età adulta. Vedete come a partire da quei due sintomi comportamentali si infittisce la questione. Perciò la ricerca biologica ha assolutamente un senso ed è infatti attualmente molto... Ha studi che aumentano e ogni volta davvero ogni studio che legge diventa vecchio rispetto a quello che viene prodotto. Il sistema immunitario è centrale in tutto questo, non ci interessa, questo appunto è un elenco poco utile, ma per dirvi semplicemente come gli squilibri siano effettivamente immunologici, siano davvero un aspetto su cui ci si sta concentrando. In particolare vorrei sottolineare il disturbo dell'immunità aspecifica,
dell'inflammasoma in particolare. Questo studio dimostra, e non solo questo, ma sottolinea l'attivazione dell'inflammasoma. Che cos'è l'inflammasoma? È questa macromolecola che attiva la caspasi e porta alla produzione di interleuchina 1 beta, quindi una delle più importanti citochine infiammatorie che abbiamo. E poi ci ritorniamo poi a questo inflammasoma e vedremo poi come si collega a quello che avete detto fino ad ora. Di infiammazione nell'autismo si è iniziato a parlare soprattutto dopo che i riscontri autoptici hanno dimostrato una significativa attivazione delle cellule infiammatorie, delle cellule della microglia e dell'astroglia. Nel frattempo stava arrivando anche tutta una letteratura che portava il riflettore sull'intestino, e non soltanto per lo studio di Wakefield. In realtà l'interesse per l'intestino arrivava anche da altre osservazioni. Questa era una ricercatrice, Ellen Volt, con un figlio con autismo. Dopo una terapia con la vancomicina per via di una diarrea da clostridium difficile, Ellen Volt vide un miglioramento impressionante dei sintomi del figlio, e da lì coinvolse poi tutto il suo gruppo di ricerca per studiare bambini con autismo regressivo. Fecero un trial con la vancomicina e osservarono un miglioramento strepitoso dei sintomi di questi bambini. Ora, questo non significa che trattiamo l'autismo con la vancomicina, perché il punto qual è? È che qui stiamo parlando di un gruppo di bambini con particolari caratteristiche. La vancomicina dopo un po' non fa più effetto, quindi questo studio semplicemente dimostrò che a livello intestinale si gioca, almeno in un gruppo di persone, una partita importante, e noi dobbiamo capire che cosa succeda poi per rendere stabile queste alterazioni. Nel frattempo sapete bene come tutta la letteratura sul guardrail axis, quindi questo collegamento bidirezionale tra intestino e cervello, abbia portato dei risultati importantissimi, come si sia visto che quella famosa flora intestinale in realtà sia un direttore d'orchestra in questo complesso meccanismo. Come vi ho detto anche Giorgio, adesso dobbiamo ragionare in termini di olobionte, ok? Nel momento in cui abbiamo un ologenoma, e questo chilo e mezzo di microorganismi non sono semplicemente degli spettatori, ma dobbiamo chiederci, se confrontiamo il loro genoma con il nostro, chi ospiti chi. Tutto questo non può essere visto come altro, ma dobbiamo davvero integrare queste evidenze scientifiche e portarle anche all'interno di un compartimento che fino ad ora si è occupato di comportamento. Sappiamo bene come il microbiota sia importante per regolare questa bilancia tra tolleranza e immunità, e lo faccia a partire dalle epoche precoci. La disbiosi è una condizione associata in letteratura a tutte queste condizioni, quindi immunallergiche, il cancro, il diabete, l'obesità, le malattie neuropsichiatriche, ma guardate, sono le stesse condizioni che abbiamo visto in questa finestra di vulnerabilità della DOAD. A conferma di una coerenza e di come quindi il microbiota e le relazioni che ha con il nostro organismo giochi un ruolo importante nelle fasi precoci. Gran parte della letteratura adesso si sta concentrando per studiare la disbiosi nelle persone con autismo, quindi emerge insomma che sono aumentati effettivamente i clostridia, i bacteroides, mentre sono ridotti i bifidobatteri. Però qui capite come il punto non sia quello di avere il microbiota che è uguale e va bene per tutti, perché non è questa la biologia dei sistemi complessi, non è questo. Dobbiamo trovare invece un modo per sistemare in ciascuno il disequilibrio che troviamo, ma non con una ricetta uguale per tutti. Tutto questo serve per sottolineare quindi come sia importantissimo ricostruire la storia di queste persone, andando a studiare in maniera dettagliata tutti quei fattori che hanno interferito con la formazione del microbiota.
Quindi nella traiettoria di fragilità, vi ricordate quella ragnatela che vi ho mostrato, significa che noi dovremo considerare le modalità del parto, le caratteristiche materne, quindi il microbiota, ecco, tamponi vaginali positivi e terapia antibiotica intraparto, che abbiamo sempre visto come un qualcosa di doveroso, perché se c'è, chiaramente se c'è il tampone positivo per lo streptococco e lo trattiamo, ma non è a costo zero questo, se ha un senso quello che vi ho detto. Il meccanismo per cui si va dall'intestino al cervello è un aumento della permeabilità, un disturbo della risposta immune della lamina propria e poi attraverso il nervo vago o la circolazione le citochine vanno a disturbare le cellule della microglia, che ripeto sono da considerarsi i macrofagi del nostro cervello, con uno shift che vi è già stato anticipato verso il pattern di tipo M1 e la produzione di citochine infiammatorie di ROS, e quindi ecco che parte una infiammazione a partire dalle epoche precoci che disturba la formazione della rete sinaptica. Vedete quindi come questo iceberg, che all'inizio sembrava tutto, in realtà debba essere messo con una certa umiltà, ma alla fine di un processo che inizia da lontano. E se davvero vogliamo considerare il fenomeno aumento della prevalenza del disturbo di spettro autistico e l'impatto che ha sulla vita delle persone e anche sulla società, visti i costi, dobbiamo prenderci tutto questo carico di complessità. L'ultimo capitolo per quanto riguarda l'immunità riguarda le comorbidità, quindi adesso entro un po' più nella clinica. Quindi il fatto che allora le persone con autismo abbiano più frequentemente allergia, asma, diabete, disturbi gastrointestinali, più che malattie celiache, ma in realtà disturbi legati al glutine e la disbiosi, non ci sorprende. E se si guarda il primo lavoro di Kanner, quando si è parlato per la prima volta di autismo, in realtà lui descrive 11 bambini, ma oltre al disturbo del comportamento avevano molto altro. Quindi fin dall'inizio in realtà era chiaro che non si dovesse pensare solo al comportamento. Però lui espresse un giudizio, disse che i bambini non mangiavano perché tenevano fuori il mondo, e da lì si sono separate le strade, insomma, tra il comportamento e le altre manifestazioni dei bimbi. La letteratura è molto chiara, quindi i disturbi gastrointestinali, del sonno, l'allergia e l'epilessia dovrebbero sempre essere cercate nelle persone con autismo. Il problema è che sono dei mastermind internistici, perché la persona con autismo, soprattutto se è grave, non vi dice che ha mal di pancia e magari non fa così, magari si dà delle botte in testa, quindi ci dovete pensare. Meta-analisi sui disturbi gastrointestinali. Questa finalmente ha chiarito che parlare di intestino nelle persone con autismo non significa essere contrari alle vaccinazioni, sono dei discorsi che vanno su binari diversi. Qual è il problema? Che appunto il dolore, e lo dimostra molto bene questa meta-analisi, sembra proprio che sia un sintomo che non riusciamo a leggere, quindi c'è il rischio in sostanza di sottostimare molto la sintomatologia internistica in queste persone. E infatti questo è un lavoro recentissimo, vedete che il dolore, davvero dobbiamo abituarci a pensare noi pediatri o medici di medicina generale, che le persone con autismo possano emettere comportamenti disfunzionali perché stanno male, e non etichettarle in maniera semplicistica. Quindi la rana dorme o ha mal di pancia, Beniamino è tranquillo e non si muove nel letto o sta male. Beniamino stava molto male, molto molto male Beniamino, però purtroppo questo pancione fu definito un risultato di una aerofagia, intendendo quindi il fatto di ingurgitare aria, una tipica stereotipia coerente con il disturbo di spettro autistico. Quindi, ecco, importante pensarci, c'è molta letteratura che correla la gravità della compromissione intestinale con la gravità dei comportamenti
cosiddetti problema, quindi occorre, è necessario sempre, sempre pensarci. Questo per tempo non vi faccio vedere comunque un bambino che si agitava parecchio, urlava, e il suo comportamento fu interpretato come una rifiutarsi di fare l'intervento educativo perché sembrava gli stesse antipatica l'educatrice. Però questo bambino aveva anche disfagia, piangeva improvvisamente, aveva una stizzi molto molto importante, e quindi ecco, in queste persone bisogna fare gli esami che come clinici noi riserviamo a chi riteniamo possa avere disturbi patologie infiammatorie. Quindi l'endoscopia che dimostrò un infiltrato eosinofilo pazzesco in tutto il tratto gastrointestinale, quindi la terapia fu una dieta adeguata e anche una terapia steroidea, ma devo dire che in molti casi la terapia steroidea, forse perché va riletto tutto il processo patogenetico, non è che abbia un gran risultato, quindi molto meglio prendere le cose da un altro punto di vista. Altro quadro di pneumatosi intestinale, quindi un Gabriele salvato veramente la vigilia di Natale dopo una megacolon tossico e questa necrosi intestinale che si è verificata dopo una evoluzione fibrotica del colon discendente. Pensate, 15 anni questo bambino urlava con gravi comportamenti disfunzionali, epilessia gravissima, e dopo la resezione intestinale e l'ilostomia migliorò moltissimo il suo comportamento, migliorò l'epilessia, migliorò anche il tracciato. Ok, immaginatevi un pediatra che quando poi ha saputo cosa fosse successo, come può essersi sentito? Allora, questi sono dei temi che attualmente stiamo cercando di far entrare nella formazione dei medici, perché capite come sia davvero inaccettabile essere a livelli stellari in alcuni ambiti e poi trovarci con dei quadri di questo tipo. Qui un messaggio per i pediatri in sala: l'enterocolite eosinofila è molto subdola, le forme sierose con infiltrazione nella parte quindi più periferica non danno erosioni della mucosa, vuol dire che il gastroenterologo deve sapere che cosa sta andando a cercare, altrimenti non biopsia e avete dei falsi negativi. E questi sono i comportamenti dei nostri bimbi, quindi non sono stereotipie, sono delle posizioni che attenuano il loro dolore. E se dopo aver fatto l'intervento e sistemato l'intestino questo non succede più, io devo pensare che effettivamente il comportamento venisse emesso perché questa persona stava male. E allora questa non è un disturbo ossessivo compulsivo, ma è un eroe che è riuscito a sopravvivere nonostante tutti e a trovare una posizione in cui un ponzamento aumentato, questa posizione alla turca, gli ha consentito di scaricarsi senza neanche sporcare in giro. E questa è semeiotica medica. Quindi è importante chiedere, vi sembrano delle feci normali queste, e ce n'è un book, se puoi scegliere, però capite quanto sia importante. Quindi l'autismo non è meglio, la persona con autismo non ha soltanto un disturbo di comportamento. Qui si va poi verso delle posture antalgiche, quindi delle deformità, quindi per lordosi lombare e una accentuazione della cifosi dorsale, quindi immaginatevi anche la disabilità futura, il dolore che deriva da queste posture antalgiche. Sindrome metabolica, perché poi quando diventano adulti, guarda caso, si sviluppano questi quadri, ma se partiamo da una low grade inflammation che inizia da molto lontano, vedete come non ci sorprenda che ci sia un abbinamento di questo tipo. Questo sembra un sindrome cuscinoide proprio. Leo, che avete visto prima, appunto da un'ape, vi sembra una reazione normale, quindi che cosa succede? È molto più complessa. Leo, nel momento in cui viene poi trattato bene, frequenta la scuola, ha trovato un modo per procurarsi ossigeno con questa specie di succhiotto, perché poi la sua tolleranza allo sforzo è migliorata grazie al fatto di tenere questa sorta di bite, ma conferma di come effettivamente la carenza di ossigeno in molti casi già con questo era migliorato.
Vi immaginate quindi nel distretto così complesso, il Carrefour aerodigestivo, persone che hanno una discinesia di tutti i gruppi muscolari, quindi è una disprassia in ogni aspetto, dato quanto è complicato il distretto del Carrefour aerodigestivo, non ci sorprende che una delle principali cause di morte di queste persone in età evolutiva sia l'ostruzione da corpo estraneo, da 36 anni a 72, perché la maggior parte, chi ha la forma grave, ha un corpo estraneo che va di traverso, e Leo ha fatto pure questo, però la madre, dopo 20 anni di ambulanza, è riuscita a rianimarlo al volo, però capite come sia necessario che tutti sappiano fare le manovre disostruttive. Allora, questo significa seguire le persone con autismo. Ultimo aspetto, vi dicevo la febbre, che in alcuni casi, forse con un meccanismo legato alle proteine dello shock termico pare, però è uno di questi dei meccanismi interessanti, secondo me vale la pena di studiare, possono avere degli improvvisi miglioramenti. Altri invece dei peggioramenti progressivi da forme neuropsichiatriche acute che poi migliorano periodicamente ma non consentono mai di tornare al livello precedente. Quindi assistiamo a questa graduale caduta, a volte veramente impotenti, ma capite quanto c'è da capire, da riattivare, e perché l'importanza di una collaborazione tra queste forme neuropsichiatriche acute, i disturbi del neurosviluppo, quindi disturbi che non possiamo più vedere separatamente, autismo, l'ADHD, i disturbi dell'apprendimento, dobbiamo veramente ricomporre tutto. Torno all'inflammosoma, l'NLRP3, che attiva la caspasma, guardate quali sono tra i principali attivatori dell'inflammosoma, quindi torniamo al mitocondrio. E questi aspetti, per esempio, io li ho visti anche in un'altra condizione, che è la FAPA syndrome, una forma periodica febbrile che in pediatria conosciamo bene, e il dato interessante è che i bambini che da me sono venuti per queste forme autoinfiammatorie ho fatto poi diagnosi di disturbo del comportamento, quindi un disturbo neuropsichiatrico. Quindi vedete come i due aspetti siano legati. Guarda caso anche nella FAPA si usano gli antiossidanti. Ancora l'epilessia, ci sono forme di epilessia che sono legate proprio all'interleuchina 1 beta e al TLR4 di cui parlava Mauro prima. E allora un bambino che ha con grave autismo e manifestazioni infiammatorie importanti ha dei complessi punta onda quali punta onda in un emisfero, e dopo 7 mesi ha queste alterazioni diffuse e anche dall'altra parte, la domanda è: noi possiamo fare qualcosa? Dobbiamo stare a vedere che succeda questo? È una storia ineluttabile? Io credo di no, o comunque si debba fare del nostro meglio per capire che cosa succeda. Quindi, quasi concluso, ecco che i nostri disturbi del comportamento devono essere inseriti in una cornice più ampia, vedendo l'autismo, comunque questa condizione, come un disturbo sistemico che parte da lontano. Perciò proprio qui a Torino uno dei massimi esperti di autismo, Roberto Kell, ha inserito la gastroenterologia e l'immunologia nella formazione regionale, e questo per i pediatri che sono qui è un'informazione credo utile, perché significa che possiamo attivarci per creare dei gruppi di lavoro, e quindi diventa negligenza arrivare a dei quadri di questo tipo, perché la gente non può più dire non lo sapevamo, non è fantascienza, è qualcosa che è entrata nella formazione regionale. E allora, soltanto qualche slide per dirvi e lanciarvi qualche proposta. Quindi, perché allora, se ha un senso quello che vi ho detto, interessano molto i mitocondri. I mitocondri, questo è un lavoro bellissimo che forse ci hai mandato tu, Giorgio.
come il mitocondrio partendo da lontano possa veramente influire sulla, su ciò che farà la cellula staminale. Ancora, questo è un lavoro che a me piace molto e sottolinea come il potenziale di membrana, quindi un campo elettromagnetico del mitocondrio, abbia possa influenzare quindi retroattivamente ciò che avviene nel nucleo. E questo è importantissimo. È importantissimo perché allora io mi chiedo, e sto chiedendo quindi anche ai ginecologi, che cosa succeda di tutto questo meccanismo, considerando che il pancione viene usato come una sorta di tavolino per lo smartphone. E addirittura le madri adesso sono assolutamente tranquillizzate circa il fatto che ci sia innocuità, perché addirittura ci sono dei software che permettono di fare con lo smartphone delle ecografie. E lo scritto è che in questo modo la madre può sedare la propria ansia rispetto a quello che sta avvenendo nel feto. Allora dobbiamo chiederci se non ci siano delle interferenze. Il mitocondrio, questa è complicatissima, però giusto per riassume molte delle cose che sono state dette, ma vedete come sia centrale poi nella polarizzazione macrofagica, nel metabolismo delle T. Poi qui si è parlato anche di questo meccanismo, ecco che ritroviamo l'inflammosoma. Quindi è assolutamente centrale per comprendere se questi meccanismi alterati in un'epoca precoce possano davvero cambiare la storia dei bambini. La letteratura che evidenzia quindi la disfunzione mitocondriale e la produzione di ROS nell'autismo è molto importante. A volte, i meccanismi di fatto si potenziano sempre, quindi è difficile capire quali siano le reazioni primitive e quali secondarie. Di fatto, qui non so perché sia venuto questo linguaggio, però ecco, questo per voi esperti di mitocondri, insomma, di fatto è molto interessante vedere come il comportamento dei mitocondri nelle persone con autismo e nei controlli sani sia diverso. C'è molto molto da capire. Questi gli aspetti metabolici che sono, diciamo, i capitoli più interessanti da studiare sul ciclo dei folati, della metilazione, la ridotta riserva di glutatione ridotto. Diciamo che quello a cui stiamo puntando quindi è avere in tutta questa complessità poi una restituzione semplice. Ecco perché a me interessa molto il sistema che propone Giorgio, perché è coerente, quindi diciamo ha una presentazione semplice, ma viene da una complessità e da una interazione tra tantissime variabili, esattamente come fa la metabolomica, no? Che quindi crea una sorta di impronta digitale biochimica che riassume una complessità che sta a monte, e questa deve essere necessariamente la direzione se non vogliamo essere retorici quando parliamo della medicina individualizzata. Dobbiamo poi arrivare lì. Il professor Vasilio Spanos è in questo momento, i pediatri lo conoscono molto bene, è uno dei fari per quanto ci riguarda in ambito scientifico in pediatria, sta portando avanti lavori molto importanti sulla metabolomica, e quindi la proposta in sostanza è questo: ci sono tanti capitoli della ricerca biologica, il punto non è soltanto cosa studiamo, ma anche come lo studiamo, perché fin tanto che è una ricerca a canne d'organo non serve veramente a nessuno. Questa è la proposta, quindi è nato un gruppo, quindi con Fanos, con Burgio, che abbiamo chiamato gruppo di lavoro interdisciplinare per l'autismo, quindi è un'alleanza culturale che è aperta a tutti, quindi spero possa interessarvi. Abbiamo una sorta di tela di Penelope, me ne assumo la responsabilità, perché come dicevi ogni cosa che scrivi diventa obsoleta nel giro di poco, e quindi fare
un lavoro riassumendo tutto quello che vi ho detto ed essendo aggiornati sulle le ultime notizie, mettendo d'accordo tutti, non è cosa facile. Comunque questa è un po' il senso della, dell'alleanza che vi proponiamo. E allora torno e ho concluso a questa domanda: se il pianto inconsolabile del bambino debba essere considerato un segno precoce di autismo, io mi chiedo come pediatra se in quel bambino non stia succedendo qualcosa che io devo leggere correttamente, per il quale posso fare tanto perché l'autismo non gli venga. Abbiamo dei lavori, questo è Born to Cry, quindi sappiamo bene come lo studio della genetica, il ruolo quindi dei singoli fattori sia importante. È chiaro che il fatto di piangere è uno dei principali campanelli che fa sì che i caregiver si occupino di noi, e va benissimo se restano degli studi che ci comprendono di migliorare le nostre conoscenze. Non va bene invece se il Born to Cry diventa una via ineluttabile, perché il nostro compito non è questo, ma è quello di non solo farli sopravvivere, ma lasciare, dare loro una vita che sia degna di essere vissuta. La mamma di Beniamino desidera che io mostri anche il viso di suo figlio. Vi ricordate Beniamino col suo pancione? Ha perso qualche pezzetto, ne ha guadagnato qualche altro, però ecco, questi genitori chiedono che dei loro figli non si ricordi semplicemente che hanno un disturbo del comportamento. Grazie.